grande bacio dalla vostra videococcola Manola della Fondazione Salesi. Allora, bando alle ciance e ciandro alle bande. Vi ricordate il giardino delle farfalle di Barbara Cerquetti? Il racconto dell'altra volta, del dentino di Vanessa? Vogliamo andare a vedere come va a finire? Io sono tanto curiosa, sicuramente anche voi. Siete pronti, come sempre? Bene. Quella sera a cena la nonna fu molto contrariata dal fallimento del suo piano. Ma che disdetta! Sospirò per la centesima volta, mettendo in tavola le bistecche alla brace che aveva cucinato. Ma quel dentino deve cadere ad ogni costo. Domani tenteremo con le tenaglie. Va bene, piccolina? Le tenaglie? Tutto attratto alla bambina, il metodo della cordicella non sembrò più poi così malvagio. Non saprei, nonna, mormorò, aprendo poi la bocca per addentare un pezzo di bistecca. Ma quando fece per mordere, avvertì uno strano crack. Subito controllò il boccone che stava cercando di mangiare. E eccolo lì, il suo dentino, conficcato proprio al centro. Il dentino è rimasto infilzato qui, esultò Vanessa. E ci credo, brontolò il nonno. È dura come un sasso, la bistecca più cattiva di tutta la mia vita. Tua nonna non imparerà mai a cucinare, dai retta a me. Tutti festeggiarono la caduta del dentino e come premio lasciarono mangiare a Vanessa 2 coppe di gelato. Poi la mamma le raccontò la storia della fatina dei dentini, che prende il dentino che gli lasci sotto al cuscino e in cambio ti dà un soldino oppure una moneta di cioccolato. Vanessa quella notte lasciò il dentino sotto al cuscino, proprio come le era stato spiegato, ma ci aggiunse anche una lettera che aveva scritto con l'aiuto della mamma. Ascoltate. Cara Fatina, questo dentino è molto speciale e mi ha costato un sacco di fatica. Prima sono rimasta legata per mezza giornata alla maniglia della porta del museo e me la sono fatta quasi sotto per la paura. Poi mi è toccato mangiare la bistecca cucinata dalla nonna, che era dura come un pezzo di ferro. Insomma, credo che anche tu sarai d'accordo che il mio dentino vale molto di più di un soldo di cioccolato o di una monetina. Se possibile, preferirei che tu esaudissi il mio desiderio più grande. Voglio diventare amica delle farfalle del mio giardino. Grazie, Vanessa. La mattina dopo, quando si svegliò, il dentino da sotto il suo cuscino era effettivamente scomparso, senza venir sostituito da alcun soldo o cioccolatino. In compenso, però, Vanessa trovò un barattolo pieno di caramelle colorate. Sull'etichetta c'era scritto: caramelle restringenti. Ogni pastiglia ha effetto per 1 ora. Usare con cautela. Allora Vanessa svitò il tappo. Poi, un po' emozionata, mangiò la sua prima caramella. Dapprima non avvertì nulla. Poi percepì una sensazione di solletico ai polpacci e si accorse che erano i fili d'erba del prato. Fino a pochi secondi prima le arrivavano sì e no alle caviglie e adesso stavano crescendo ad una rapidità impressionante. Non aveva neanche finito di fare queste constatazioni che l'erba le era arrivata alle orecchie e poi era salita su, 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 sopra la sua testa. Ben presto gli steli dei fiori divennero alti come alberi e lei si ritrovò immersa nella foresta, che pochi attimi prima era stata la zolla di terra sotto alla sua suola, quando aveva aperto il barattolo in giardino. Evviva! La magia aveva funzionato! Non era l'erba ad essere cresciuta, ma era lei che si era fatta piccina piccina. Ora finalmente la sua avventura poteva iniziare. Tutta baldanzosa, la piccola Vanessa iniziò a passeggiare tra l'erba gigantesca, facendosi largo tra gli steli, come se stesse avanzando in mezzo alla foresta pluviale. «C'è nessuno!» gridò dopo un po', perché aveva preso ad annoiarsi. I fili d'erba, infatti, sia a guardarli da grandi, sia a guardarli da rimpiccioliti, erano pur sempre tutti uguali, e senza nessuno con cui fare 2 chiacchiere, la grande avventura non aveva poi tutto questo gusto. Poco più avanti, vide una fila di formiche che procedevano tranquille per i fatti loro. Erano grandi più o meno come dei cagnolini da compagnia e viste da vicino erano anche molto graziose.
Ehi là, formichine, che fate di bello? Un paio di loro si voltarono a guardarla con occhietti neri poco espressivi. Tu sei cibo? Chiesero. Vanessa saltò indietro indignata. Ma no, io non sono cibo, io sono una bambina. Le formiche, poco interessate alle sue spiegazioni, ripresero per la loro strada senza prestarle altra attenzione. E Vanessa se ne andò per la parte opposta, un po' offesa con quelle stupidità. Poi vide attaccato su uno dei rametti più bassi quello che a prima vista sembrava un piccolo involtino bianco. Quando di tanto in tanto la luce del sole filtrava tra le foglie del mirtillo e lo colpiva, le fiancate dello strano involucro splendevano come gioielli. Cos'era? Vanessa si avvicinò per vedere meglio e si accorse che in realtà, a guardarlo da pochi centimetri, lo strano garbuglio non assomigliava sul serio ad un involtino, quanto piuttosto ad un piccolo gomitolo di filo bianco. Era davvero liscio e morbido, tanto che la bambina non riuscì a trattenersi ed allungò un dito per toccarlo. Ma appena lo accarezzò, l'involucro prese ad agitarsi tutto. «Oddio!» gridò Vanessa, tornando a nascondersi dietro al suo cespuglio di rocchetta. Il fagottino si dimenò come un ballerino di hip hop, al culmine delle sue acrobazie. Una piccola zampetta squarciò la punta del rivestimento ed un musetto sorridente fece capolino. Finalmente Vanessa capì. Quello era un bozzolo e lei stava assistendo al momento speciale in cui la farfalla usciva fuori e spiccava il volo. Certo, aveva già imparato molte cose a riguardo dai libri, ma vederlo di persona era tutt'altra cosa. Piano piano, facendo forza con le zampette, la neonata riuscì a issarsi fuori dalla sua prigione di filo e quando fu libera diede una scrollata alle sue nuove ali per dispiegarle in tutto il loro splendore. Quella era la farfalla più bella che Vanessa avesse mai visto. Le sue ali erano qualcosa di impressionante, ampie, di un bel blu scuro, punteggiate di bianco e di viola. Racchiudevano nello spazio di un petalo la perfezione di 100 quadri. La piccola però non si decise a spalancare quelle sue meravigliose ali per alzarsi in volo. Anzi, prese a guardare incuriosita da ogni parte. Di quando in quando annusava il terreno con un'espressione concentrata. «Ma che fai? Perché non voli via?» chiese Vanessa dopo qualche minuto, senza riuscire a spiegarsi quello strano comportamento. La farfalla alzò il musetto di scatto e posò i suoi occhi vivaci su di lei. Poi sì che aprì le ali. In due falcate le fu subito addosso, con un'energia ed una bellezza infinita. Bene, vediamo un po' che cos'altro ci dice. Questo, eccoci qua. E fu così che Vanessa vide avverato il suo desiderio. Da quel momento in poi, ogni volta che voleva giocare o parlare con le farfalle del suo giardino, le bastava prendere una caramella restringente e immediatamente diventava piccola piccola per un'ora intera. Da quel giorno poté vivere mille altre straordinarie avventure che furono tramandate di generazione in generazione nei secoli a seguire. Bene ragazzi, abbiamo finito e vi aspetto la prossima volta per un altro racconto e ricordatevi il mio motto: la Fondazione Salesi, non sarete mai soli. Un bacio grande. Ciao bambini. Thank you.
Ciao bimbi, io sono Nicoletta e questo posto lo conoscete, lo riconoscete penso, è la Comunità di Pariù e noi oltre a stare qui e nelle scuole siamo anche in un posto super speciale che è l'ospedale Sanesi in Ancona e collaboriamo con la Fondazione Sanesi per fare i nostri laboratori che facciamo qui anche lì con i bambini ospedalizzati nei reparti. È permesso? Prego. Ciao a tutti! Ciao! Vai, sono bello, puoi levare. Ciao a tutti bimbi, sono Lorenzo, spero che sia tutto ok a casa. Continuando quello che stava dicendo Nicoletta, lavoriamo nell'ospedale Sanesi, facciamo dei laboratori per allietare la permanenza dei bambini. Siccome da 4 mesi a questa parte è impossibile fare presenza di persone all'interno dell'ospedale, organizziamo questi video. Speriamo che siano di vostro gradimento e che vi facciano un po' divertire. Adesso guardate cosa abbiamo fatto per voi, continuate a seguirci online, ci trovate anche in televisione su ETV al canale 12 delle Marche. Via quei laboratori, a tra poco. Ciao!
non vediamo l'ora di rivedervi, rivederci e di lavorare un po' insieme. A presto! Ciao! Ciao. Anche oggi vi trasmetto dal Parco Zoo Falconara. Mentre voi state comodi nei vostri letti, io oggi vi porto alla scoperta di uno degli animali più amati dello zoo. Non è il leone, non è la giraffa, è un animale che però a voi bambini piace proprio tanto. Andiamolo a scoprire insieme. Eccoci qua bambini, mi trovo all'interno del reparto delle capre africane dello zoo. Alle mie spalle vedete la nostra numerosa famiglia. Il più grande, nero con le corna più lunghe, è il nostro Antonio, un maschio di 6 anni. Le altre sono tutte le sue compagne e i suoi figli. Cosa dire su questo animale che, come vedete, piano piano si è avvicinato a me? Sia i maschi che le femmine sono dotati di corna, delle strutture fatte dello stesso materiale delle nostre unghie e dei nostri capelli, ovvero cheratina. Nei maschi le corna sono molto più lunghe rispetto che nelle femmine e questa è una prima differenza distintiva. In più, una particolarità di questi animali è anche l'odore, molto acre e molto forte nei maschi in periodo riproduttivo. Questo perché più un maschio odora, più dimostra la sua forza. E allora, eccole qua, abbasso un attimino la voce per non spaventarle. Oggi vi abbiamo presentato anche la famiglia delle capre africane del Parco Zoo. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una bellissima giornata. Ciao bambini! Blue.